Buongiorno, saluti, bentrovati qui dal Chiostro di San Francesco per questa giornata dedicata al premio Vincenzo Ferraro. Ma c'è il contributo di una vecchia amica di Maddalena Ferraro, è vero Rosellina? Possiamo parlare di... Una grande amica, una cara amica storica di Madda, io la chiamo Madda. E lei mi ha chiesto di partecipare a questo importantissimo evento presentando un contributo, quindi io a questo premio non sono solo relazioni scientifiche, ma sono anche apporti scolastici, stanno arrivando i licei di tutta la provincia di Napoli e anche opere d'arte. I colori sono quelli tipici di Rosella. Che vuoi raccontare con quest'opera? Certamente non potevo paragonarmi a questi grandi scienziati che arrivano qua e quindi fare un'opera scientifica. Ma allora ho pensato il Carlo del alla Sol. Prima opera, cioè la prima, diciamo, la prima scienza che abbiamo avuto, che in realtà è la mitologia, no? E quindi prima gli antichi greci, gli antichi romani, esatto, raccontavano i fenomeni della natura attraverso i miti, attraverso i racconti. Dio rappresentato il dio del sole, che identificavano il... Intanto tu sei impegnata già qui a Sorrento per una mostra, ormai è diventata a cadenza annuale, quella dell'arte nei portoni. E quindi stai esponendo sul Corso Italia. Il Corso Italia fino a domani, in realtà domani è l'ultimo giorno. La domenica intera, questa arte secondo me prevede una collettiva polverizzata sul territorio, quindi ogni portone artistico che viene aperto dai proprietari, dai titolari, viene arricchito con le opere di un artista, quindi ogni portone è dedicato ad un artista ed è un'occasione per passeggiare anche con l'arte, oltre che con lo shopping. Auguri e complimenti. Grazie Lucio.